Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di un cappello con la tecnica granny. Quindi io ho già preparato un pezzettino di fascia, faremo insieme l'ultima piastrella e poi faremo tutto l'assemblaggio, quindi le altre piastrelle e l'assemblaggio. Lo volevo fare perché appunto è molto di moda in questo periodo, a me piace molto, quindi ci tenevo ad averne uno. E così vediamo insieme appunto come realizzarlo. Allora, come vi dicevo, io ho già iniziato. Intanto vi dico quali sono i materiali occorrenti. Io sto utilizzando un uncinetto del numero 3, un paio di forbici, un ago da lana e un metro. Il metro ci serve principalmente per prendere la circonferenza della nostra testa. Una volta presa la circonferenza della nostra testa, che nel mio caso è di 56 centimetri, andiamo a realizzare la fascia, questa qua che sto facendo, che andrà tutto intorno alla nostra testa. Sulla base di questo poi faremo il centro del cappello, quindi la parte superiore del cappello. Questa sarà la fascia e poi faremo anche la tesa successivamente. Però appunto questo ci serve come misura di riferimento per avere un cappello che sia adeguato alla circonferenza della nostra testa. Come vi dicevo, nel mio caso sono 56 centimetri. Io con queste piastrelle sviluppo una larghezza di 54 centimetri, ma considerato che stiamo lavorando con del cotone che quindi cede, direi che va bene così, anche perché vedete quando si tira poi un pochino si allarga, quindi preferisco che sia un po' più stretto adesso e che poi allargandosi non sia troppo largo successivamente. Quindi ogni piastrella di queste misura 9 centimetri. È composta da 5 giri e adesso vediamo insieme come realizzarla. In realtà è la tecnica granny tradizionale, però appunto ve lo mostro molto velocemente in modo che appunto possiamo avere tutti gli elementi per realizzare questo cappellino. Avviamo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima e poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Queste sostituiscono la prima maglia alta, poi facciamo altre due maglie alte, 2 catenelle di separazione e poi facciamo gruppi di 3 maglie alte, una e due, quindi sono 3 maglie alte, 2 catenelle, poi facciamo ancora un gruppo di 3 maglie alte. Poi facciamo ancora 2 catenelle e l'ultimo gruppo di 3 maglie alte. Vi ricordate, per la lavorazione granny tradizionale i gruppi di maglie alte iniziali sono 4, in questo caso separate da 2 catenelle. Facciamo 2 catenelle, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio con una maglia bassissima, camminiamo con 2 maglie bassissime fino all'interno del primo archetto disponibile, catenella di sicurezza, tagliamo il filo. E abbiamo il centro della nostra mattonella. Come vedete, io i colori li ho abbinati in maniera casuale tra pastello e più forti perché appunto volevo come dire, un effetto un po' particolare che poi potesse stare bene con tutto. Allora, mi inserisco adesso in uno degli archetti, ma vi invito a non inserirvi in quello in cui c'è la chiusura del filo, perché altrimenti i due fili si sovrappongono e creano spessore. Invece, noi lavoriamo nell'archetto precedente. Nel frattempo, lavoriamo insieme la codina in modo che poi possiamo tagliarla senza problemi. L'abbiamo lavorata sotto 6 maglie alte, abbiamo fatto anche la prima maglia bassa, per cui insomma dovrebbe essere abbastanza sicura. Non facciamo catenelle di separazione e ci spostiamo nell'archetto successivo, dove andremo a fare 3 maglie alte. Due catenelle e 3 maglie alte. Per quanto riguarda il cotone, questo è un cotone che corrisponde, diciamo, al numero 3, al cotone numero 3. Lo sto lavorando appunto con un uncinetto del numero 3. Potete usare qualsiasi tipo di cotone che avete in casa. Questo qui è di Cotton Kings DOP, però appunto
Potete utilizzare qualsiasi cotone assimilabile al numero 3, potete utilizzare quindi il cotone Delfino, il cotone Catania, che si possa lavorare con un numero 3 e quindi possa darvi questa dimensione della piastrella. In ogni caso, appunto, quando fate la piastrella campione, prendete la misura e verificate che sia diciamo, adatta per la circonferenza della vostra testa. Allora, abbiamo finito la mattonella. Io qua sono andata molto velocemente senza spiegazioni perché se volete sul canale trovate anche un video specifico per la lavorazione del punto granny. Quindi vi volevo semplicemente fare vedere l'avvio, ma in realtà appunto è una lavorazione che abbiamo già visto in diversi progetti e quindi vi invito eventualmente a vedere il video specifico in cui vi illustro la lavorazione del punto granny tradizionale, che è questo qua. Allora, inizio con voi questo terzo giro, poi proseguo e ci vediamo alla fine dell'ultimo giro dove faremo l'unione della piastrella con la fascia che abbiamo già lavorato. Abbiamo 3 maglie alte, scusate, 2 catenelle, ne ho fatta una sola, 2 catenelle, 3 maglie alte. Due e tre, poi abbiamo ancora uno spazio e qua andremo a lavorare le 3 maglie alte. Vi ricordo che non si fanno catenelle di separazione. Andiamo nell'angolo dove faremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Due catenelle e 3 maglie alte. Vi faccio vedere l'ingresso nello spazio successivo, sempre senza catenella di separazione. Dopodiché proseguo e ci vediamo al quinto giro quando dovrò fare l'unione con il resto delle mattonelle. Ci vediamo dopo. Iniziamo il quinto giro. Vedete? Questo è quello che ho realizzato. Adesso iniziamo il quinto giro nella maniera consueta e facciamo. Qua iniziamo, anziché iniziare con l'angolo completo, iniziamo con il mezzo angolo. Il perché lo abbiamo già visto anche in altri progetti e perché praticamente dobbiamo unire due lati della piastrella, quindi ci servirà poi utilizzare quest'ultimo punto. Allora, facciamo, camminiamo con i punti fino all'inizio del primo angolo, ok, facciamo il primo mezzo angolo, 2 e 3. Dopodiché ci uniamo alla striscia da una parte, rovescio contro rovescio, agganciamo l'angolo con una maglia bassa, poi torniamo sulla mattonella in lavorazione e finiamo l'angolo con le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Questo è il metodo di unione anche per le altre mattonelle, quelle singole. Qua in questo caso lo vedremo già direttamente doppio. Dobbiamo lavorare negli spazi della mattonella in lavorazione 3 maglie alte, poi andiamo nello spazio della mattonella lavorata e facciamo una maglia bassa che sostituisce praticamente l'eventuale catenella che ci sarebbe tra un gruppo di maglie alte e l'altro. In questo caso non c'è, però comunque dobbiamo agganciarci in qualche modo e quindi facciamo questo punto basso. 1, 2 e 3, poi ci agganciamo ancora alla mattonella lavorata, facciamo il mezzo angolo, ci agganciamo ancora alla mattonella lavorata, adesso lavoriamo separatamente per questo lato.
1, 2 e 3. E 3. A questo punto prendiamo la nostra fascia, l'ultima piastrella, e rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Dobbiamo renderla una fascia chiusa, così. 1, 2 e 3. Poi andiamo a prendere l'archetto e facciamo una maglia bassa. Ritorniamo sulla piastrella di lavorazione, facciamo le 3 maglie alte, in quella lavorata facciamo la maglia bassa, rifacciamo le 3 maglie alte, rifacciamo la maglia bassa, 3 maglie alte, maglia bassa, 3 maglie alte. Come vi dicevo, qua abbiamo dovuto fare il mezzo angolo perché adesso io questo mezzo angolo lo devo utilizzare per agganciarmi al mezzo angolo della piastrella finita. Quindi, se l'avessi fatto intero, ovviamente questo lavoro qua non l'avrei potuto fare. Torno sulla piastrella in lavorazione, mi muovo con i punti bassissimi fino all'archetto. Anzi, no, in questo caso no, perché poi vi spiego perché. Perché ci devo fare il punto basso, quindi faccio una sola maglia bassissima qui, chiudo con una catenella di sicurezza e taglio il filo. Allora, questo filo poi io lo lavorerò nel giro di punto basso che farò successivamente. Vedete, la fascia è chiusa. La fascia adesso io la provo sulla testa, è perfetta, la misura è perfetta, quindi direi che va bene così. A questo punto io la metto da parte. Anzi, no, facciamo così, facciamo subito il giro di punto basso. Facciamo un bel giro di punto basso intorno a tutta la fascia. Faccio sempre il cappietto, dopodiché entro in una delle giunture, faccio. Adesso poi vi spiego perché lo facciamo prima. Faccio un punto basso dentro l'archetto, poi un punto alto, un punto basso per ogni punto del giro sottostante. Sappiamo che non ci sono archetti perché appunto abbiamo fatto soltanto punti alti senza catenelle di separazione, quindi per ogni punto del giro precedente noi andiamo a fare una maglia bassa e lo facciamo per tutto il giro. Adesso vi dico anche quante maglie sono per ogni quadratino. Sono una, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Vedete? Quindi adesso io proseguo per tutta la fascia, sono 19 e questo conto mi servirà praticamente poi per determinare qual è l'ampiezza del cerchio che io devo fare per poi unirlo a questa fascia. Poi vi spiego, diciamo, con l'esempio pratico. Ci vediamo dopo. Ho bordato la parte inferiore della fascia, adesso devo bordare quella superiore. In quella superiore, anziché fare i punti
in tutti i buchini, lo farò soltanto al centro saltando i due laterali in modo da rimpicciolire un pochino la circonferenza per fare calzare meglio il cappellino. Adesso ve ne faccio vedere uno e poi proseguo autonomamente. Allora, inizieremo questa volta anziché dalle giunture, inizieremo da una parte, diciamo, centrale della mattonella. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Salto l'archetto. 13, 14, 15, 16. Ho saltato tutti e due gli archetti, vedete, ho lavorato soltanto sul punto centrale, ma ho saltato gli archetti. Ho fatto quindi i punti soltanto negli archetti, però questo mi sa che l'ho fatto in più. Allora, vediamo un po'. Allora, questo dovrebbe essere l'archetto. 1, 2, 3 maglie alte, no, era giusto. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, 12, 13, 14, 15. Adesso mi infilo qua e faccio così. Vedete, così restringo un pochino la circonferenza di qualche punto in modo da avere la parte superiore leggermente più ristretta rispetto a quella inferiore. Adesso finisco e ci vediamo dopo. Finito anche il bordo superiore, adesso si tratta di fare tutta la parte, diciamo, della testa, quindi la copertura della testa. Iniziamo così. Allora, prendiamo sempre questo filato, così poi magari non lo utilizziamo verso la fine, e facciamo. Uno, due, tre, quattro. E 5 e 6, scusate, facciamo 6. Chiudiamo in cerchio e facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, vediamo un po', devono essere complessivamente 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 e chiudiamo in cerchio. Io farò anche il secondo giro con questo colore, sono 3 catenelle più una perché adesso dobbiamo raddoppiare tutti gli spazi, quindi facciamo per ogni punto del punto sottostante una maglia alta e poi una catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e catenella, maglia alta, catenella, fino alla fine del giro. Vi anticipo già che nel giro successivo cambiamo colore e faremo una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante, mentre negli archetti andremo a fare due maglie alte.
Abbiamo finito, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, ci spostiamo con una maglia bassa all'interno dell'archetto, catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Cambiamo colore, adesso scegliamo un bel giallo. E facciamo. Ci spostiamo un paio di archetti prima e facciamo maglia bassa, catenella, catenella. Poi prendiamo il filo, lo lavoriamo, nell'archetto facciamo 2 maglie alte. Nel punto successivo facciamo una maglia alta, quindi sulla maglia alta facciamo una maglia alta e adesso abbiamo 2 maglie alte nell'archetto. Nella maglia successiva facciamo una maglia alta e così via per tutto il giro. Quindi ci vediamo alla fine di questo giro che risulta un po' lunghetto, quindi ci vediamo poi dopo che avrò finito. A dopo. Ho finito il giro, adesso devo fare quello che io chiamo giro di assestamento, quindi farò esattamente lo stesso giro con un altro colore, prima poi di passare al passo successivo. Allora, io entro in uno dei punti. Faccio catenelle, maglia bassa e 2 catenelle, dopodiché proseguo facendo punto su punto tutti i punti del giro sottostante, così punti alti dappertutto. Vedete che è un pochino lasco, quindi va bene, cioè nel senso va bene stabilizzarlo con un ulteriore giro di punto alto. Punto su punto tutti quelli che abbiamo fatto nel giro precedente. Adesso io proseguo e ci vediamo per il prossimo giro. Prossimo giro, prossimo colore. A dopo. Ecco qua, adesso il cerchiolino ha una forma molto più distesa e regolare. A questo punto andiamo a utilizzare. Utilizziamo questo. Utilizziamo questo colore qua, o meglio, dai, mettiamo questo verdino qui. Ok, iniziamo da un punto e facciamo maglia bassa, 1 e 2 catenelle. Nel punto successivo andremo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, ci spostiamo senza saltare nessun punto di base e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Dopodiché facciamo un'altra catenella di separazione e ancora 2 maglie alte. Quindi faremo 2 maglie alte non saltando nessuna maglia di base e una catenella di separazione, questo per tutto il giro. Catenella di separazione, andiamo a fare la nostra maglia qui. Una in quella successiva, poi senza saltare nessuna maglia andiamo alle 2 successive, facciamo la catenella ma non saltiamo nessuna maglia, facciamo le successive e così via fino alla fine del giro. Ci vediamo alla fine di questo giro. Finito anche questo giro, come prossimo colore scelgo questo qui. Adesso si lavora negli archetti, non si lavora più non si lavora più punto su punto, ma si lavora negli archetti. Quindi stiamo allargando un po' il punto e lavoriamo negli archetti. In uno degli archetti ci posizioniamo e facciamo maglia bassa, catenella, catenella, maglia alta, 2 catenelle, ci spostiamo nell'archetto successivo. 2 catenelle, ci spostiamo nell'archetto successivo. 2 catenelle e ci spostiamo nell'archetto successivo. Lo facciamo questo per tutto il giro. Quindi, come vedete, non c'è nulla di difficile. Io proseguo e ci vediamo alla fine di questo giro. Faccio vedere l'ultimo passaggio. 2 maglie alte, 2 catenelle. 2 maglie alte, 2 catenelle fino alla fine del giro. Ci vediamo dopo.
Come vedete, il motivo prosegue. Adesso dobbiamo utilizzare un altro colore. Io scelgo questo blu, molto bello. E partiamo sempre da uno degli archetti. In questo caso, negli archetti facciamo maglia alta, catenella di separazione, maglia alta. Siamo tornati al nostro granny sostanzialmente. 3 catenelle, delle 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte nell'archetto successivo. E facciamo così i prossimi due giri. Finiti questi due giri, sostanzialmente la parte della calotta è terminata e quindi dobbiamo poi unirla alla fascia. Ecco, poco fa non mi veniva la parola calotta, adesso mi è venuta, quindi adesso ve lo posso dire. Dobbiamo unirla alla fascia. Il numero dei punti che in questo momento abbiamo e che quindi manterremo è esattamente lo stesso di quelli della fascia superiore, del bordo superiore della fascia. Quindi poi li attaccheremo con un punto bassissimo. Utilizzando i punti della calotta e i punti della fascia. Quindi ci vediamo dopo che avrò finito il secondo giro di punto così granny tradizionale. Ci vediamo dopo. Allora, alla fine ho deciso di fare tre giri, non due, e quindi sono andata avanti col punto granny tradizionale per tre giri. Adesso stavo cominciando a fare l'ultimo giro, che è quello di punto basso. Quindi punto basso sono 96 punti bassi che andranno poi a corrispondere con quelli della fascia superiore della calotta. Adesso ne faccio qualcuno con voi, poi dopo lavoro autonomamente e ci rivediamo poi per l'unione. Punto su punto. 2 e 3 e 1 nello spazio di una catenella. 1, 2 e 3 e 1 nello spazio di una catenella. 1, 2 e 3 e 1 nello spazio di una catenella. E ancora 1, 2 e 3. Così. Ci vediamo dopo. Finito questo passaggio, adesso non mi resta che attaccarlo alla fascia. Quindi, cosa faccio? Prendo il filato e così come faccio di consueto quando devo attaccare le mattonelle, mi posiziono in un punto, prendo le asoline più vicine, quindi quelle più esterne, questa per esempio e questa, e faccio una maglia bassissima. Prendo le due asoline, asolina, asolina, e faccio una maglia bassissima. Ne facciamo ancora, allora, questo lo taglio perché tanto non ci serve più. Dava solo fastidio. Questa solina e questa solina, maglia bassissima, asolina, asolina, maglia bassissima, asolina, asolina e maglia bassissima. E così unisco la calotta alla fascia. Vedete? Poi ci vediamo magari più avanti, anzi alla fine, poi per vedere l'effetto che fa. Quindi faccio questo per tutti i punti che ho a disposizione e se abbiamo contato bene tra quelli che abbiamo fatto sotto e quelli che abbiamo adesso, dovrebbero corrispondere perfettamente. Potrebbe esserci lo scarto di uno, però comunque non è quello che fa la differenza. Quindi l'importante è procedere con un numero di punti che siano, diciamo, omogenei tra la parte superiore e la parte inferiore. Vado avanti, ci vediamo alla fine. Ed ecco qua l'effetto del cappellino
cucito alla parte superiore. Guardate che bello, tutto bello colorato e stupendo. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo fare sostanzialmente le ultime cose. Quindi ripassare questa fascia con il punto basso 3-4 volte e dopodiché finire con un punto granny che si allarga un pochino in modo da fare la falda. Adesso io faccio i 3 giri di punto basso e poi dopo ci vediamo per il prosieguo. Allora, io sono andata avanti così vi faccio vedere l'ultimo pezzettino. Per il giro successivo, dopo la fine dei punti bassi, io ho fatto 1, 2, 3, 4 giri di punto basso. Dopo i punti bassi ho iniziato a fare l'allargamento per la parte della visiera. Allora, faccio 3 maglie alte consecutive. 2, 3. E una catenella senza saltare nessuna maglia di base, vado avanti e faccio 3 maglie alte e una catenella, 3 maglie alte, 1 catenella. Qua io ho solo 2 punti, ma non ci importa, facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, così chiudiamo il giro con 3 maglie alte, 1 catenella. Poi ci spostiamo con le maglie bassissime fino al primo archetto disponibile. Facciamo la solita catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Adesso iniziamo con un altro colore. Io utilizzerei questo colore qui, che ancora non ho usato. Mi posiziono sempre in uno degli archetti che non è quello in cui ho chiuso il lavoro, ma diciamo mi metto lì nelle vicinanze. Nell'archetto faccio 2 maglie basse e 2 catenelle, poi 2 maglie alte. Ecco, mi sono dimenticata di prendere dentro la codina, la prendiamo. 2 maglie alte. Catenella, ci spostiamo nell'altro archetto e facciamo come vi dicevo il granny tradizionale. Adesso io alla fine di questo giro deciderò se farne un altro oppure se cambiare passo, ma questo ve lo saprò dire quando finirò il giro, perché dovete sapere che questo cappello io lo sto facendo qui insieme a voi, nel senso che non c'è un campione come per la maggior parte delle cose che faccio, ma questo cappello sta nascendo qui insieme a voi. E devo dire che sta nascendo sotto i migliori auspici perché a me sembra veramente bellissimo. Vi dico che mi ricorda una bella vacanza al mare, che ne so, in Sicilia, che è il posto da cui provengo. Per cui sì, è molto, secondo me è molto bello. Poi con la scelta dei colori giusto, secondo me è l'accessorio perfetto per tutta l'estate, visto che è così trendy, tra l'altro, come accessorio, come lavorazione, direi che può diventare veramente uno dei pezzi forti del vostro guardaroba per le vacanze al mare. Allora io vado avanti, nel frattempo ho platerato un pochino, vado avanti, continuo a fare giri di granny tradizionale, ne faccio un altro, vediamo se mi piace come viene l'allargamento, se no poi cambiamo passo e lo vediamo insieme. Ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Allora, alla fine ho deciso di fare, dopo il primo giro ho fatto altri 2 giri di granny tradizionale, adesso ho finito con un giro in cui nell'archetto di una catenella sono andata a fare 4 maglie alte. Adesso ne facciamo un paio insieme, così finiamo il giro. Volevo vedere appunto l'effetto che faceva prima di condividerlo con voi. Adesso sono quasi alla fine, vi faccio vedere, faccio in ogni archetto, faccio una, due, tre. E 4 maglie alte, una senza catenella di separazione, quindi diciamo che l'unica differenza rispetto a prima è, voi dite sicuramente il numero di punti rimane lo stesso, vero? Però quando noi facciamo la catenella o facciamo il punto alto, diciamo che lo spazio occupato è leggermente superiore con il punto alto rispetto che fare una catenella. Ci ho fatto caso più di una volta, per cui condivido questa cosa con voi, cioè se volete aumentare leggermente il lavoro senza aumentare troppo, quindi in maniera molto graduale, sostituite una catenella con una maglia alta, lasciate invariato il numero dei punti e vedrete che comunque il lavoro un pochino si allarga.
Allora, no, qua abbiamo detto che ne devo fare soltanto una perché adesso devo fare il giro di punto basso di finitura e quindi voglio evitare di dover lavorare sulle maglie bassissime che è un po' fastidioso. Le forbici sono qua. Ecco, tagliamo il filo. Adesso facciamo l'ultimo giro che è il punto basso di rifinitura. Semplicemente faremo punto su punto, tranne il fatto che adesso vi faccio vedere. Adesso io inizio in mezzo a un ventaglietto qui così. 1, 2, 3, uno nell'archetto e poi faccio 1, 2, 3 e 4, uno nell'archetto. E poi riprendo in modo che da anche questo, vedete che da diciamo questo effetto di punto che va dentro, che secondo me è decorativo e molto bello, e allarga leggermente anche la circonferenza perché ovviamente ogni 4 punti andiamo a aumentare di uno, quindi gli dà quell'ondulazione carina della falda del cappello. Vedete? Questo è l'ultimo giro e con questo abbiamo concluso il nostro lavoro. Io adesso arrivo alla fine, vi faccio vedere l'effetto finale e poi passiamo ai saluti. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, progetto finito. Vedete? Questo è il cappellino. Riuscite a vederlo? Spero che riuscite a vederlo bene. Adesso forse così lo vedete bene. Ok. Allora, come vedete, ha una parte lavorata in tondo, poi ha le piastrelline che fanno da fascia del cappello e poi ha questo bordo fatto in punto basso e punto granny. La rifinitura, come vedete, dà un tocco in più perché il punto basso fatto all'interno dell'archetto è un decoro ulteriore, allarga leggermente la falda e lo rende nel complesso un pezzo veramente unico e molto particolare. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che abbiate il desiderio di realizzarlo e soprattutto che vi divertiate a farlo come mi sono divertita io, perché per me il colore è fondamentale, quindi io amo fare le cose molto colorate e quest'anno diciamo che la moda mi offre degli spunti molto interessanti. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella perché di progetti bellissimi ce ne sono in cantiere tantissimi, ma veramente tanti. E io non vedo l'ora di condividerli con voi e quindi vi aspetto sul canale per i prossimi tutorial. Intanto vi ringrazio. Ah, se vi piace e se avete voglia, lasciate un messaggio che mi fa molto piacere leggere i vostri messaggi. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e buon divertimento.